Come si trasformeranno i servizi pubblici in Toscana fra 11 anni nel 2035 è la proiezione fatta da Nomisma per CISPEL Toscana sulle multi-utility e le sfide del futuro. Noi andremo incontro a una perdita di popolazione significativa, demografia, cambiamento della concezione del lavoro, composizione demografica influenzerà il modo in cui queste aziende dei servizi pubblici locali erogheranno dei servizi. Il secondo cambiamento riguarda la parte più di prospettiva di investimento. La transizione ecologica non si fa solo con i comportamenti, che pure bisogna educare, ma si fa con tanta tecnologia. Allora le aziende devono essere pronte e flessibili ai cambiamenti e anche alle aggregazioni. Terzo cambiamento, quindi la tendenza a diventare multi-utility sarà una tendenza molto importante proprio per traguardare queste transizioni e cambia anche il fabbisogno dei consumi della nostra area. Cambia anche però dal punto di vista sociale la concezione che le nuove giovani generazioni hanno del lavoro e questo deve far interrogare le aziende di servizi pubblici locali perché oggi anche l'ondata di queste dimissioni volontarie ci dicono che saranno i lavoratori a scegliersi i contesti di lavoro più interessanti. I fenomeni che dovremmo affrontare sono fenomeni straordinari. Le nostre aziende, le aziende dell'idrico che hanno raggiunto i 20 anni dalla loro nascita dovranno affrontare delle grandi trasformazioni, mutazioni anche di carattere sugli investimenti, sulle attività stesse, la gestione delle acque meteoriche, la tenuta del nostro sistema idrologico delle nostre colline. Tutti i servizi saranno colpiti da questi fattori.